viene da dietro la porta. Io sono sicuro, non so se... Sicuro? Sì. Ma che cosa? Vieni, apri, vieni, apri. Venite entrambi. Sto arrivando, sto arrivando. C'è l'intruso! Ecco, c'è l'intruso! Cosa? È sparito. Ma dove? Dove? Dov'era? Era dietro la porta qua. Dietro la porta della... Ma cosa sta facendo? L'hai sentito anche tu, no? Ma qui nell'ala degli Apollyon? Si sentiva tipo una specie di... Tipo, era una specie di scricchiolio. Sembrava esatto. Tipo quando spacchi una cosa di plastica, no? Esatto, o di vetro sembrava. O di ghiaccio. Sembrava tipo il rumore del ghiaccio che si crepa. Dici? Scusa, ma allora veniva da qui? No, qui no, era c'è lì. L'unica cosa di ghiaccio che c'è vicino. Era lì, però lui... Lui era lì, però il rumore era qui, in questa zona. Cioè, non sappiamo se era da questa parte o da quest'altra. Qua il ghiaccio c'è. Però andiamo il ghiaccio a controllare dentro, per favore. Il ghiaccio è silenzio. Aspetta, zitti un attimo. Ferma con la porta. No, non si sente niente. Prova a romperlo, prova a romperlo. No, 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 se... no, no. Aia! Se lo colpisci ti fa danno, cretino. Non è si giusto, può toccare. Giusto. Non lo so, raga. Però veniva da qua, io sono sicuro. O da una porta o dall'altra. Ma poi il fatto che c'era l'intruso dentro significa che stava toccando qualcosa. E io non so se... Ma cosa, il ghiaccio rosso è di qua, in teoria. Lì dentro non c'è roba di ghiaccio. No, non c'è roba di ghiaccio. Però poi ci sono altri SCP. Magari ha cercato di liberare qualcuno. Magari è il rumore del vetro. No, ascoltate, per ora... No, per adesso dobbiamo andare. Quando torniamo ci guardiamo. Per adesso però voglio... Non voglio perdere tempo. Rimbalzate due volte e usciamo fuori. Ascoltatemi, dobbiamo andare. Non è tanto lontano. Mettete comunque il jetpack e seguitemi. Però... Va bene. Queste cose che succedono al laboratorio mi stanno lasciando un po' perplesso. Cioè, è strano. Perché sta continuando a entrare dentro? Che... E poi lo non fa sempre. Come ti sorprendi? Lo fa sempre. Ma non sta rompendo niente. Cioè, è tecnicamente... Questo per noi. Magari lo fa e non lo sappiamo. No, no, io ci passo. Io ogni volta prima di iniziare, venite in volo, io controllo tutte le celle. E non... Lui è apparso tante volte, ma effettivamente non ha mai rotto nulla. Quindi ma non, non è che è come se lui venisse ogni volta per vedere a che punto siamo della raccolta. Magari sta aspettando che noi troviamo un particolare SCP. Uno che particolarmente so? Pericoloso che se lui lo libera fa un disastro, magari. Potrebbe essere. Ha senso. Mi vedete? Ne abbiamo di pericolosi, per carità. Sì, sì, ne abbiamo. Infatti, cioè, se liberasse tipo Siren Head sarebbe un bel problema, per esempio. Basterebbe, cioè, basterebbe che lui tipo riempisse tutto il laboratorio di radio. Poi Siren Head si attacca a tutte le radio e distrugge infatti, tutto. Esatto. Infatti. Per esempio, oppure basterebbe anche che liberasse per esempio l'intelligenza artificiale, quella apre tutte le porte. Infatti, apre tutto. E apre scusa, tutti quanti. Basta che libera lo Shagai gigante. Anche può aprire di tutto, anche tanto, quello sfonda sappiamo. Tutte le porte. Non capisco che vuole. Non lo so, però dobbiamo capirlo perché secondo me, cioè, a parte mi interessa, proprio mi interessa a livello di curiosità, secondo semplice. Me ci prende in giro e basta. Anche questo può essere perché lui gioca con noi alla fine, Questa volta occhio, nel fondo c'è la candeggina. Questa è quella fa malissimo. Molto. Quindi io metto il giubbotto antiproiettile, metto ho la tuta, giusto per scendere, almeno protegge un pochino. State attenti, vado prima io. Scendiamo subito. Toglie tre cuori a colpo e la tuta non ti protegge di niente. Ok, ci sono. Quindi Anna, occhio, scendi. Eccomi. Ed esci subito, guarda in alto. Eccomi, eccomi, sono fuori. Ok, va bene, l'importante è che ci riusciamo sempre. Ma sai che cella può essere questa? Ti ricordi l'altra volta quel coso che abbiamo visto? Quella specie, sì, quel serpente, tu Anna non c'eri. È una specie di serpente azzurro. Sì, tipo un drago cinese più che altro, volante. E questo coso qua l'abbiamo visto in giro, ma non sapevamo dove venisse. Potrebbe essere. Ma l'avete preso? No, 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 no. Perché avevamo altro da fare. Ma non era l'SCP che comunque non è visto? Quello, non è quello lì. Questo qui è un SCP diverso, è anche di classe safe. Ed è una specie di scatola di cose colorate. E il numero 819. È uno safe finalmente. Scatola di cose colorate, niente. Non è che magari è la ciotola di caramelle. No, non è una ciotola questa, è chiaramente una scatola. Comunque io credo che non sia il caso di festeggiare. Perché il fatto che sia safe non significa che non sia pericoloso. Anche perché io ho l'effetto, quello che ci stanno dando ultimamente è Extreme anch'io. Danger. Ma anch'io. Quindi non credo proprio ma sia il caso questo, di... Dai. Per forza, certo. Ma è safe. Non vuol dire nulla. E niente, no, non è c'è safe. C'è un cadavere. Non vuol dire... Ma voi non avete ancora capito. Il fatto di essere safe significa solo che con le sue forze non può uscire. Cioè basta poca... Una cella semplice per contenerlo. Però non significa che, che non sia pericoloso. Perché anche una pistola carica... È un SCP safe perché da sola non ti può uccidere. Ma se tu la prendi in mano e ti spari, cavolo, sei pericolosa. È pericolosissima, ti uccide. Hai ragione, è vero. C'è un cadavere qui in mezzo alla. Proprio in mezzo. Ha perso anche un sacco di sangue. Potrebbe essere che. C'è anche un inceneritore. Allora, attenzione, entrate. Ma però... che serve un inceneritore a un SCP safe? Non c'entra nulla, magari può crea qualcosa. Può essere incontrollabile, magari dopo un po', che ne sai. Effettivamente è strano che ci sia un inceneritore. Però potrebbe. Allora, a vederlo così. Sembrano dei. Sembrano tipo delle caramelle, però sono tante. Sono di diversi colori, ce ne sono sei. E sai, sembrano dei lecca-lecca più che delle caramelle. Infatti lo sono, guarda, lì è vero. La stecca. Hanno la stecca, è vero, sono dei lecca-lecca.
e ce ne sono 6. Sei lecca lecca. Mi sa che ho capito quali sono questi. Sono, si chiamano, non mi ricordo se il numero è quello, ma probabilmente sì. Si chiamano Vital Sucker. Praticamente sarebbero dei lecca lecca che si collegano a una parte del tuo corpo. Cioè, se tu ne prendi uno, ti attaccano? No, è proprio che gustandolo va a toccare una parte dire, del tuo corpo. Ma non mi dire, consumi nota parte del corpo? Non proprio, però è pericoloso, sì. E io mi ricordo che c'era un altro SCP, però adesso non mi viene il nome, che mi ricordo quando tu ne prendevi uno, si collegava e ti faceva qualcosa con una parte del corpo. E non mi ricordo qual era, tipo... Sì, ce n'era ricordo anch'io. Del sangue. Era particolare, ma non mi ricordo qual era. Anna, vai nel vetro, subito. Non ho capito cosa stai facendo. Devi stare concentrata, stai vagando. Volevo controllare l'altra porta per stai vedere vagando. Se c'è qualcosa di utile. Anna! Porca miseria, concentrati, ok? Sono concentrata. E allora fai quello che devi fare, devi rimanere dietro il vetro tu. Noi entriamo, tu dietro il vetro, è sempre così. Non ho capito perché questa volta hai deciso che dovevi andartene in giro. Allora? Dovevo controllare l'altra porta, magari c'era qualcosa di utile. Oh, se noi siamo entrati vuol dire che tu devi rimanere dal vetro, per favore, concentrati. Oh, vuoi provare prima tu o provo prima io? Io ne mangio uno, quale però? Aspetta. Sei perché sei frettoloso? Che cosa c'hai? Non lo so, non li voglio mangiare più che altro. Cioè, proviamo a fare qualcos'altro prima. Non si può fare nient'altro, sono dei lecca lecca, vanno mangiati, ok? Ne va devi bene. Provare prima uno tu e poi me lo dai a me, anzi lo rimetti a okay, posto. Ok, lo prendo, ma lo mangio subito? No, aspetta, non toccarlo, tienilo solo in mano. Ok, non succede niente se lo tengo in mano. Aspetta, perché io sto cercando di ricordare, stavo anche cercando di... Aspetta, aspetta, voglio cercare che cosa fa, perché me lo ricordo ma non me lo ricordo. Perché non magari mi risuona. Magari ad un colore corrisponde una particolare parte. È quello che mi ricordo io, però non vorrei... Cos'è? Aspetta, non vorrei dire una cavolata, lo sto cercando. Allora, la cosa strana è che in teoria... Sì, ce ne dovrebbero essere diversi. Uno rosso, eccolo qua. Eccolo uno qua. Arancione, eccolo. Uno giallo, sì. E il verde? Uno verde, che è quello che hai tu adesso. Sì. E poi uno blu. Però da noi ce n'è uno in più, perché ce n'è anche uno viola. Questo viola? E che non dovrebbe esserci, mi pare. No, invece sì, c'è anche quello viola, eccolo qua. Ok, a ognuno di loro corrisponde una parte del corpo. Quello che tu hai in mano in questo momento corrisponde alla flemma. La flemma non mi ricordo che cosa sia. E neanch'io. Però è tipo una roba che c'entra col pancreas, il fegato, comunque è una cosa... È indispensabile. È tutto indispensabile, perché tipo il rosso corrisponde al sangue. Oppure il giallo corrisponde all'urina, insomma la pipì, no? Ma ce n'è uno del cuore, sì? Magari? Ce n'è uno dell'acido gastrico, che è quello arancione. Cioè praticamente corrispondono tutti ai liquidi che noi abbiamo nel corpo. Ma dei liquidi! Il viola corrisponde al liquido del cervello, il liquido spinale. È più importante magari questo. Sono tutti molto importanti, senza sangue non vai da nessuna parte, eh? Dipende che cosa fanno. Non ricordo che cosa fa. Io credo che praticamente da quello che sto intraleggendo, perché ovviamente non posso mettermi a leggere troppo, però vedo che praticamente quando tu usi il calecca, lo mangi, ti assorbe il fluido associato. Quindi praticamente ti priva il tuo corpo di quel fluido. Prego, è terribile. Prova a usarlo ora. E te lo mangi, è disgustoso. Questo che cos'era? Questo, cos'era? Questo qua era la flemma. Non sappiamo okay, bene che vado? Cosa sia purtroppo. Vai, prego, okay, vai. Ok, fatto. No, no, mi ha dato effetti. No, 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 ok. Ho nausea per 5 minuti. Ok. 5 minuti. E ho fame, sto morendo di fame. Ok, quindi è qualcosa che c'entra, sì, con la digestione, con la fame. Poi sì, brutto. Rimettilo a posto, ti ho detto che dovevi riprendi, rimetterlo a posto subito. Adesso. Vai fuori, perché non mi sembra okay. Il caso che stiamo entrambi qua dentro. Non mangiarlo anche tu, però, non mangiarlo no, anche tu. No, lo stesso non lo mangio. L'importante sembrerebbe che non siano letali, comunque. Quindi. Ma cosa stai scherzando? Provo un altro. Provo un altro. Se quello del sangue muori. Però infatti quello del sangue non lo proviamo, provo quello blu. Quello blu dovrebbe riguardare la parte acquosa del corpo, ok? Smettila di fare avanti e indietro, ma stai fermo. Muori. Stai fermo, ok? Provo il blu. Va bene, va bene. Ok, non vedo niente, perfetto, mi ha accecato. Come non vedi niente? Mi ha accecato, cosa cacchio è? Cos'è, cos'hai? No, no, raga, cioè è una cosa folle. Mi ha accecato per mille milioni di secondi. Oh, ma mamma mia. È una cecità di livello 40. Io non vedo nulla. 40? Però sì, ma è follia. Cioè, io spero praticamente che. Praticamente è come se tu fossi svenuto. È presente quando hai mancanza di liquidi, svieni. Ma voi mi vedete, ma sono in piedi? Perché io. Tanto non... sei in piedi. Allora, sta scadendo il timer. In teoria dovrebbe beh, finire. Se posi quello, in teoria ti scompare. Non ho idea. Scomparso. Cico, non ho idea. Di è dove più sia? O meno davanti a te. Buttalo, no, adesso no, buttalo, ti stai muovendo. Lo butto, l'ho tolto. L'ho buttato, ok. Ok, ti passa in teoria. Sì, 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 sì. Ok, quindi praticamente lo rimetto a posto, eh. Praticamente quando tu lo tieni in mano, lui funziona perché è come se lo stessi continuando a leccare anche se non lo vuoi fare. Io l'ho cliccato una volta. Spaventoso! Non più di una.
Provo l'arancione, questo qua in teoria è l'acido gastrico. Proviamo, vediamo che succede. Prova. Anna, che cosa sono questi versi, scusa? Non mi piace, Anna? Non mi piace così quello. E che cavolo, non fare rumori per favore, che già basta la situazione qua dentro, eh? Che c'hai? Che fai rumori? Non mi piace che tu usi quello. E allora parla. Potrebbe e non fare ucciderti. Versi. Perché gli altri fanno bene invece, tutti vero? Tutti possono ucciderti. Ma praticamente tu stai bevendo acido così. Non te lo stai bevendo tu, ti sta drenando il tuo liquido. Perché non capisci? Vieni dentro, forza, lo fanno. No. Cammina, subito. Arriva dal vetro. Porca miseria, Anna, veramente, eh? Ma che hai oggi? Non lo so, non hai capito niente di quello che abbiamo detto. Tieni, usalo, cammina. Io? Sì, tu, usalo, subito. Va bene. Ecco, ci muore. È nausea. Buttalo. Buttalo, col veleno in teoria non ti fa niente. Non è che muori col veleno, eh? È passato. Vedi? Non succede niente, mamma non sono mia, così pericoloso. Veramente tremendo, però. Proviamo gli altri, quelli no, che rimangono. Aspetta, però io ho un dubbio. Se c'è l'inceneritore, comunque qualcosa dovrà succedere con uno di questi. È probabile. Cioè, in teoria, magari uno dei liquidi che ti assorbe potrebbe materializzarsi fuori dal corpo e va ucciso. Esce. Ma che ne sai? Infatti, sì. Ma io in caso sono pronto qua, comunque. Ok, va bene. Stai attento perché se dai fuoco potremmo morire anche noi, comunque. Ma tu esci subito, in caso. Questo qua dovrebbe riguardare l'urina, insomma. Non so che cosa succede. In teoria non dovrebbe succedere niente di male. Fa male, e invece Wither e nausea. Questo è abbastanza pericoloso. Però me li ha tolti appena l'ho posato anche questo. Per quindi... fortuna appena li posi sì. passa. Sono pericolosi, però appena li metti e via smette. E anche il sangue. Il sangue ho paura che sia un poco peggio in realtà. E questi due secondo me sono i più pericolosi. Sì, questi sono i peggiori, anche il viola. Il viola riguarda il liquido cerebrale, cioè una cosa pericolosissima. Allora Anna, prova tu il viola. E poi io provo questo viola e tu quello rosso. Stai buona, tu fai quello che dico io per favore. Prendi il viola e usalo, ok? Va bene. Bene, vai, però usa. Non vedo più niente. Ecco, e infatti. Ma ho paura. Paura e poi? Oh mio Dio, non vedo più niente. Ho Wither, ho nausea, sono buttalo, lentissima. Buttalo. Ma ti stavi anche tipo teletrasportando strana. Cioè questo qua era... Infatti lo vedevo da qua. Porca miseria, è terribile. Perché probabilmente perdendo il liquido del cervello perdi coordinazione. Cioè tutte le funzioni. E non puoi più usare il cervello, infatti. Certo, si danneggia il cervello. Ok, l'ultimo da provare è quello del sangue. No, quello stai attentissimo. Lo so, però vediamo un po', dai, lo provo ad usare e vediamo che succede. Ma poi, tra l'altro, quando ce li dovremo portare al laboratorio questi, dobbiamo portarceli tutti. Perché sono tutti le SCP. Provo, eh. Vai. Ok, mi ha dato un... No, vabbè, sanguinamento, okay, debolezza, fatica, nausea, lentezza. Di tutto. E beh, del resto se ti tocca il sangue, cioè va a finire veramente male. Ma magari non te l'ha tolto tutto. Lo metto a posto. Beh, tutto no, perché altrimenti sarei morto. Più ne mangi più ne leva. Eh sì, più te lo tieni in mano probabilmente più peggiora la situazione. Non è detto che tenendolo in mano più a lungo, magari la situazione peggiora ancora di più e muori. E te lo togli tutto o muori sicuro. Secondo me succede qualcosa se noi consumiamo uno dei lecca-lecca del tutto. Cioè probabilmente per mangiarlo completamente servono 5 minuti, che sono i 5 minuti in cui tu devi finire l'effetto. Anna, vieni qua. Allora, prendi uno che non faceva chissà che cosa. Quello verde. Non so venire fame. Quello verde, ok, va bene. Aspetta un attimo che mangio. Non serve che mangi, Anna. Tanto ti toglierà tutta la fame. Ragiona, per favore. Mettiti al centro della stanza e inizia a mangiarlo. Continua a mangiarlo finché non finisce. Cioè, devi... E noi? Noi rimaniamo fuori, perché qua potrebbe succedere qualcosa di brutto. Ti direi anche che forse era il caso di toglierti il jetpack. Ho nausea e fame. Ok, nausea e fame. Continua a mangiarlo, insisti, mangialo più volte. Bene. Prova, devi descrivere però, Anna, veloce. Sto continuando a mangiare ed ho continuamente nausea e fame, che ogni volta che mangio si rigenerano di nuovo. Ok, e prova a mangiare allora. Continua. Adesso ho afagia. Vedi che te l'ho detto. Vedi, funzionava così. Bisogna continuare, cioè più tu lo mangi, peggiorano gli effetti. Allora, ma gira tutto, mamma mia, mi sta venendo la nausea anche nella realtà. Resisti, Anna, miseria. resisti. Dobbiamo vedere che cosa succede fino alla fine. Visto che tu oggi eri deconcentrata, ti ho punita facendoti fare a te la cavia. Ma io non posso mangiare. Non devi mangiare, ormai. Continua. Non posso. Non puoi usare più il... Oh. No, ovviamente. Non lo puoi mangiare. Veleno. Perché no, veleno? No, qua ci muori sicuro. Ma sei sicura che non stai prendendo danno per via della fame? Perché no, se sei a zero... No, sono sicurissima, ho veleno. Vedi che peggiora un botto. Allora abbiamo fatto bene a posarli subito però. Ma ho capito, ma allora dovremmo fare poi degli altri esperimenti anche con gli altri perché... Ma quanto ci mettiamo, scusa? Non no, aspetta, allora, aspetta. Che faccio? Posalo. Va bene. Adesso voglio provare un'altra cosa a questo punto. Cioè ci potrei morire, però voglio provare. Sono rimasta con un cuore, aspetta. Allora io prendo quello rosso, che era quello del sangue, e provo a usarlo più volte. Magari lo uso io, magari, però se tu muori, capito?
È un rischio che c'è. Dimmi te. Cioè io vorrei, preferirei vederlo io però. Vabbè no, usalo tu, usalo. Lo uso tu. Io? In caso, okay, prendiamo le tue robe. Va bene, Anna stai lontana. Poi esco così evito di prendere le tue cose in caso. Sì, esci fuori non tanto per quello quanto perché potrebbe venire fuori qualcosa. Cioè se ci sono sti inceneritori un motivo ci sarà, eh. Magari boh, non lo so, può essere che perdi il controllo di te e diventi cattivo, non lo so. Provo, eh. Vediamo. Vai. Ok, una volta l'avevamo già visto, okay, un sacco di effetti. Continua a mangiare, continua. Continua a mangiare. Sto cercando, sto insistendo più che posso. E per ora ho tutti gli effetti. Ogni volta che lo mangio di nuovo, praticamente gli effetti si rigenerano nuovamente. Di nuovo, di nuovo, di nuovo. Adesso ho anche dolore infinito. No, vedi, continua a peggiorare sempre. No, basta, sì, smettila, smettila. Smetto? Lo metto via? Sì, smettila, smettila per forza. Ok, quindi praticamente ognuna di queste cose ti peggiora. Cioè, sì, è molto brutto, ma è sensato. A questo punto io direi di prenderceli e andare li via. Li vuoi prendere tutti tu? Sì, li prendo tutti io. Va bene. Ascoltatemi una cosa però, è abbastanza pericoloso il fatto che noi non sappiamo perché c'erano gli inceneritori. Perché non abbiamo insistito fino a terminare uno di questi cosi. Quindi potrebbe voler dire che in una certa situazione da questi suckers vengono fuori delle cose, delle creature. Esce qualcosa, un mostro. Però in magari teoria soltanto se usati, giusto? Beh, penso di sì, altrimenti non sarebbe safe se potesse agire. Qui, guarda com'è morto, noi non siamo mai morti, cioè così tanto vicino. Ma noi non l'abbiamo mangiato fino alla fine. No, infatti, noi non l'abbiamo mangiato. Però. Cioè, considera che per mangiare, te l'ho detto, 5 minuti alla fine è un tempo ragionevole per finire un lecca-lecca. Perché devi. No, non è che lo puoi sgranocchiare, lo devi leccare. Quindi praticamente ci metti un sacco di tempo. È una caramella lunga da mangiare. Quindi 5 minuti mi sembra il tempo giusto. E ho paura che ci vogliano effettivamente quei 5 minuti. Però noi non possiamo provare per 5 minuti stare lì dentro prima così. Prima o poi ci proviamo, prima o poi. Prima o poi ci proviamo, va bene. Adesso usciamo e torniamo al laboratorio. Non abbiamo, cioè abbiamo perso tanto tempo qua dentro. Volevo fare dell'altro, però purtroppo mi sa che oggi, oddio, se ci sbrighiamo potrebbe essere che ce cosa la facciamo. Vuoi prendere oggi? Ci siamo dimenticati però anche questa volta, perché ogni volta. Ma perché ve ne ricordate qui? Ma perché questa volta pure c'era il cavolo di intruso. Lo so, ma ho capito, ma bisogna ricordarsene comunque. Come ci ricordiamo di uscire dal laboratorio, perché ovviamente non è che rimaniamo lì dentro solo perché c'è l'intruso, allora ci dobbiamo anche ricordare ogni volta di metterlo. Scrivere comunque. Ma dove te lo vuoi scrivere? In testa te lo scrivi? Io lo so. Io so però perché ce ne stiamo dimenticando. Perché la cella di smistamento è fuori. E invece noi entriamo direttamente nella cosa di dall'uscita di emergenza, lì il tappeto verde, no? E quindi non vabbè, lo vediamo. La prossima volta fidati che ce lo ricordiamo. Non ci credo, me l'hai già detto un'altra volta. Allora spostiamo l'ingresso della cella di smistamento, così ce ne ricordiamo. Sarebbe meglio, o spostiamo il tappeto per uscire, perché così non si riesce. Cioè ogni volta dobbiamo farci tutto il percorso di nuovo. Allora che cavolo di senso ha averla messa, toh, questa cella maledetta. Comunque dobbiamo anche dare un'occhiata lì dentro. Però prima vado a mettere i cosi. Questi, okay, questo è un problema solo. Però perché me ne occupo solo io? Magari sì, anche perché dovresti mettere anche tutti i tavolini. Sono 6. Certo, ci penso io allora. Non li mangiare, okay? Assolutamente no, non li tengo neanche in mano. Infatti, non li tenere neanche in mano. Non sia mai che ti parte il click e inizi a mangiarne uno. Vai all'ultima. Vado qua subito. In teoria sono safe, quindi non dovrebbe essere niente di male. Invece per quanto riguarda io e te, tu vai di là, ok? Nella cella, okay. E io vado da qua. Perché dobbiamo vedere se è cambiato qualcosa, se è successo vai qualcosa, ok? Mi raccomando, occhi aperti. Non toccare niente, Non fare danno. Tranquillo, dato vedo al volo e poi me ne vado. Vedi bene però, controlla bene. Perché qualcosa deve essere successo. Perché mi sembra troppo strano che ci fosse quel rumore. Fate di attenzione, mi raccomando, che quel suono non era niente di buono. E infatti, cosa c'è da te? Una cella è rotta. Una cella è rotta. Aspetta, fermo, quale è rotta? Non mi ricordo che cos'è, ma scusa, è del 4307. Ma non c'è l'SCP, come non c'è? No. Vieni a vedere, corri. Come non c'è? Qual era il 4307? Guarda l'immagine. Non me lo ricordo, è tipo una lucertola sembra. Non c'eri tu quando l'abbiamo vista? La lucertola quella lì elettrica. Ma, sì. Ma c'era? Non è elettrica, è elettromagnetica, sì che c'era, certo che c'era. Guarda dentro. Non c'è più. Ma c'è un sacco di ghiaccio. C'è un sacco. Non era così. Non era così. Ma sicurissimo? Certo. Sei scemo? Certo che sono sicuro. Io sono arrivato qui. Non c'era neanche. Ma non c'è neanche qui. Cioè se è uscita dovrebbe essere qua. Ma non c'è. No, qua è successa un'altra cosa. Praticamente la lucertola è diventata ghiaccio. È diventata ghiaccio. Ma è stato l'intruso, è diventata ghiaccio. Non lo so. Non lo so se è stato l'intruso. Però sì, è diventata ghiaccio però. È diventata proprio un cubo di ghiaccio. Non so perché sia rotto. Probabilmente è stato l'intruso. Perché effettivamente ecco altrimenti il rumore. Vedi, era ghiaccio veramente allora. Praticamente l'intruso non lo so, l'ha uccisa?
L'ha uccisa nel ghiaccio? Ma perché proprio questa? No, lo so, non era scusa, neanche... Lei era già stata modificata con il ghiaccio rosso, non potrebbe morire. In teoria non era completata la trasformazione però, perché ci eravamo accorti che non era più aggressiva. È vero. Non era più forte. Era abbastanza innocente come SCP Cico. Era una lucertola che praticamente ti attaccava con degli impulsi elettromagnetici, tipo sonori anche. Però non era pericolosa, cioè ti attaccava soltanto se la colpivi tu per primo. Non è che ci vuole uccidere tutti? Ci vuole uccidere l'SCP proprio? No, dici ci vuole uccidere tutti gli SCP. Ma esatto. No, non credo. Non lo so, allora perché avrebbe dovuto farlo? Non lo so, probabilmente voleva farla diventare. Voleva uccidere, voleva ancora farla diventare forte? Ghiaccio? Voleva far diventare. Voleva aumentare la quantità di ghiaccio che c'è dentro? È probabile. Cioè, per far aumentare il ghiaccio devi farci morire sopra delle entità. Cosa, se sta cercando di fare in modo che tutto il nostro laboratorio si congeli per ucciderci? Questo potrebbe essere un'idea, per distruggerlo. La cella magari esce il ghiaccio adesso, che ne sai? Se ci muoiono altre entità può uscire, può anche sovrascrivere i blocchi, eh? È pericoloso.